L'incidenza ogni 100.000 abitanti torna sopra quota 100 in provincia di Como e aumentano ancora i nuovi casi positivi sul territorio lariano. Il monitoraggio settimanale della TS in Subria indica un ulteriore peggioramento della situazione epidemiologica, anche se la situazione resta ben lontana da quella registrata un anno fa nello stesso periodo. Nella settimana dal 19 novembre a oggi sono stati registrati 670 nuovi positivi rispetto ai 433 dei 7 giorni precedenti. Il numero di positivi ogni 100.000 abitanti sale da 74 a 114. Alla fine di ottobre l'incidenza era di 24 ogni 100.000 abitanti. La situazione non è omogenea sul territorio provinciale. Due le zone che registrano la situazione peggiore, quella di Cantù e Mariano e l'Olgiatese, dove il numero di contagi ogni 100.000 abitanti ha raggiunto quota 150. Nella zona del Mediolario il dato si ferma a 59, mentre nel capoluogo lariano è di 73. L'indice di trasmissibilità resta sopra quota 1, ma è in calo in base all'ultimo monitoraggio della TS in Subria. La pressione sugli ospedali aumenta, seppure non in modo paragonabile a quello dello scorso anno. Al Sant'Anna sono attualmente 45 i degenti ricoverati per il virus. Aumentano le classi in quarantena, che passano da 23 a 33, con un totale di 269 tra alunni e operatori scolastici in quarantena. Tra i bimbi più piccoli sono 8 le classi di nidi e scuole dell'infanzia coinvolte, 9 alle elementari, 6 alle medie e 10 negli istituti superiori.